Ecco, ringrazio anch'io Padre Francesco per avermi invitato a tenere questo momento, questa catechesi, meditazione con voi in questo mese dedicato a Maria. Ed è una gioia sempre poter parlare della Santa Vergine, perché è una gioia che ho provato i santi quando hanno scritto, quando hanno predicato su Maria, ed è una gioia anche per noi poter ascoltare qualcosa di lei, perché tutto quello che la gioia di Dio è, diciamo, poter distribuire i suoi doni, e in Maria li ha effusi in modo abbondante, grande, bellissimo, in pienezza, non solo per lei, ma anche per la sua Chiesa, per ciascuno di noi. E allora siamo nel mese di maggio, che è questo mese tradizionalmente dedicato a Maria, ma noi dobbiamo comunque chiederci: e che posto ha Maria nella mia vita? Cioè, che cosa ci può dare Maria? Che cosa mi dà? Qual è l'insegnamento? Noi facilmente facciamo le cose o per tradizione o peggio per abitudine, ma dobbiamo chiederci chi è Maria per me e cosa deve essere per me? Cosa vuole Dio che Maria sia nella mia vita? Abbiamo chiaro qual è il suo posto, nella vita della Chiesa, nella vita di ciascuno di noi? Il Concilio Vaticano II ha riformato, diciamo, soprattutto la vita apostolica della Chiesa, la vita pastorale, la sua missione. Non ha cambiato la dottrina, ma riscoprendo anche la Sacra Scrittura, che è il cuore dell'apostolato della Chiesa, ha ritrovato molto bene il posto di Maria. E l'ha ritrovato nel Vangelo. E ha fatto bene, perché noi se vogliamo capire qual è il posto di Maria nella nostra vita, non possiamo inventarcelo noi. Dobbiamo trovarlo lì, nel Vangelo. Sfogliando il Vangelo, troviamo qual è il posto che Dio ha dato a Maria. E lì si vede che Maria ha accompagnato la vita di Gesù, e non solo nella vita terrena, ma anche dopo la morte e risurrezione di Gesù. Maria era ancora presente e ha accompagnato la vita della Chiesa, che è niente meno che il corpo di Gesù, il corpo di Cristo, dice San Paolo. Quindi Maria non è presente solo nel momento della nascita di Gesù. Il suo compito non è stato solo quello di essere la madre di Gesù nella via della carne, ma continua a essere presente. Il suo ruolo, il suo compito, la sua missione continua. E questo ci fa capire un'altra cosa importante: che ha fatto Maria dalla nascita alla Pentecoste? Cosa ha fatto Maria? Non è stata solo madre, Maria è stata anche discepola, la prima discepola del Signore. Infatti, uno dei passi, sappiamo che nel Vangelo si parla molto di Maria nei Vangeli dell'infanzia. Poi, in un certo qual senso, sembra quasi scomparire la figura di Maria per tornare in qualche altro momento, brevemente, fino poi a ricomparire ai piedi della croce. Uno di quei momenti è quando Gesù sta predicando e gli dicono: ci sono tua madre e i tuoi fratelli che vogliono parlarti. Mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola e la mettono in pratica. Questo fa capire una cosa molto importante: che ci faceva di Maria in quel giorno? Era andata a vedere se suo figlio si comportava bene, sapeva benissimo che si comportava bene. Era andata anche lei per imparare, era lì per imparare. E questo è un insegnamento bellissimo per noi, perché se la Madonna aveva bisogno di imparare, quanto più noi, anzi Maria come madre, ci insegna ad imparare. Qui i ruoli di Maria si uniscono: la maternità e il discepolato. In questo senso, ecco perché San Paolo VI diceva: non possiamo dirci cristiani se non siamo mariani. La presenza di Maria, come è stata presente durante tutta la vita di Gesù, così deve essere durante tutta la
nostra vita. Questo è importante. Qualcuno dice, ma Maria che posto ha? Non è il centro. Certo, non è il centro, perché il centro è Gesù. E allora qualcuno ha detto, non è il centro, ma è il centrale. Io direi ancora di più, Maria c'è sempre. Non è un punto preciso che è solo lì. Non c'è sempre, accompagna la vita della Chiesa come la vita di Gesù. E come è stata presente nella sua vita, così deve essere presente anche nella vita della Chiesa. Se noi adesso dobbiamo preoccuparci di rendere presente Maria sempre. Noi ci stiamo preparando adesso a vivere il mistero della Pentecoste, che non solo conclude il mistero pasquale, ma fa anche capire l'obiettivo della Pasqua. Qual è l'obiettivo della Pasqua? Cioè Gesù ha vissuto la passione, è morto ed è risorto e è asceso al cielo, ma per poterci donare il suo spirito, perché la sua Chiesa poi continuasse la sua presenza nel mondo. Quindi la Pentecoste è importante perché con quel mistero inizia il tempo della Chiesa, che è il tempo di Cristo che cammina nel mondo, che è presente attraverso la vita di coloro che sono rinati nella grazia del battesimo. E allora cosa succede? Qui una cosa interessantissima. Quello che per Maria è avvenuto nel momento dell'Annunciazione, per la Chiesa avviene nel momento della Pentecoste. Sono questi qui, nell'Annunciazione, sono questi qui due momenti di Maria, il primo e l'ultimo momento in cui si parla di Maria, perché poi non se ne parla più. L'Annunciazione è il primo momento in cui si parla di Maria, la Pentecoste è l'ultimo. Se ne parla in modo molto discreto, viene accennata solo alla fine dell'elenco di alcune persone presenti insieme agli apostoli e ai discepoli di Gesù, però viene nominata. Diciamo che quello che è avvenuto all'Annunciazione per Maria, quando è stata adombrata dallo Spirito Santo, avviene per la Chiesa nella Pentecoste, che è come l'Annunciazione per la Chiesa, mentre l'Annunciazione è la Pentecoste personale di Maria. Guardate come adesso si specchiano questi due misteri. Nella Pentecoste lo Spirito scende in pienezza su tutta la Chiesa, che in quel momento sono i 12 e gli altri riuniti con Maria nel Cenacolo, e nell'Annunciazione invece inizia la vita di Maria. Quella vita di Maria e la vita di Gesù, siamo l'Annunciazione da inizio al Vangelo, vita di Gesù, la Pentecoste da inizio agli Atti degli Apostoli, vita della Chiesa. Questi due misteri adesso si leggono uno di fronte all'altro. Gli effetti, noi dobbiamo vedere gli effetti. Come nasce? Com'è quel Cristo che nasce nella Chiesa? Noi sappiamo che gli Atti degli Apostoli descrivono com'era la Chiesa. Erano un cuore solo e un'anima sola. Questa è la Chiesa di Pentecoste. Quando lo Spirito scende a Pentecoste fa nascere questa Chiesa. Questa è la prima caratteristica della Chiesa mariana. La Chiesa nasce con Maria. E da dove si vede che c'è la presenza di Maria? Dall'unità. Gioia e unità. Come la presenza di Maria Cana, il vino nuovo, la gioia. Pentecoste, l'unità. Qualche giorno fa parlavo con un sacerdote di Bari, un parroco, e mi diceva, rattristato, che nella sua parrocchia ha trovato tanti lupi, ma lui c'è sempre la chiesa vuota, e dice, tanti lupi, ma dove sono qui? Allora ho organizzato, ho detto, dai, facciamo l'adorazione eucaristica settimanale. Ogni volta l'anima era un lupo. Risultato, ognuno era presente solo quando animava il suo lupo. Quando animavano gli altri lupi, gli altri sparivano. È triste questo, non è questo.
Maria è una chiamata, è una chiamata, perché se c'è Maria ci devono essere i frutti di Maria. È bello allora che noi comprendiamo, diciamo, proprio nel Vangelo, negli Atti degli Apostoli, quello che può essere Maria nella nostra vita. E guarda che io ho citato il Vangelo di Luca e gli Atti degli Apostoli, ma se voi leggete il Vangelo di Giovanni è la stessa cosa. Voi trovate Maria all'inizio, non ci sono i Vangeli dell'infanzia, ma c'è Maria Cana di Galilea che apre il ministero di Gesù, la vita pubblica di Gesù, e poi la si ritrova alla fine del Vangelo, dove alla fine del Vangelo, sotto la croce, lì è nel Vangelo di Giovanni che c'è la presenza di Maria. In Giovanni, Giovanni non parla di una Pentecoste, ma la sua Pentecoste è lì sotto la croce, perché prima di morire Gesù, in quell'attimo in cui muore, emette lo Spirito, e dice lo Spirito, e c'è Maria lì presente. Vedete, tutto questo ci fa comprendere come la presenza di Maria è costante, è sempre presente, sempre presente. Non ha questo posto o quell'altro, e non ha sicuro un posto marginale. Così deve essere nella vita della Chiesa, dei cristiani, di ogni cristiano. Cioè Maria deve avere nella nostra vita un posto chiave, ma perché ce l'ha nel Vangelo. Come da inizio alle opere di Gesù, così deve dare inizio alle nostre opere. È interessante notare come Dio ha voluto che la vita del suo figlio iniziasse per mezzo di Maria. Questa è la scelta di Dio, il mistero insondabile dell'incomprensibile scelta di Dio. È una scelta di Dio, ha voluto compiere la sua più grande opera, che è la redenzione, più grande ancora della creazione, per mezzo di una donna, per mezzo di Maria. Questa è una scuola per noi. Noi dobbiamo iniziare a fare questa scuola, questa umiltà di Dio, questa dipendenza. Totus tuus, tutto tuo. Ah, quelli sono i Monfortani. Ah, quella è l'Associazione Maria Regina dei Cuori. No! Quello è Gesù. Gesù è il primo che ha detto: sono tutto tuo, mi affido totalmente a te, si è affidato totalmente a Maria. Bellissimo questo. Questo stile di vita mariana deve essere proprio di tutta la Chiesa, è un tesoro di tutta la Chiesa. Mi ricordo qualche tempo fa feci una ricerca sui nuovi movimenti nati nella Chiesa. Chissà perché erano tutti nati dall'intervento di Maria, dalla presenza di Maria. Noi però non sappiamo fare scuola, imparare da quello che è l'opera dello Spirito Santo. È lo Spirito Santo che sceglie Maria. Qui insisto su questo punto, dovrebbe essere la presenza di Maria non solo una caratteristica della nostra vita spirituale personale, come se fosse una cosa, una scelta personale mia a piacere, che scelgo io, perché io ho questa sensibilità mariana, una sensibilità personale. No, per tutta la Chiesa. Io oserei dire che deve determinare la presenza di Maria lo stile delle nostre parrocchie, il modo di agire, lo stile, addirittura la strategia pastorale. Ma non ci accorgiamo che dove si rende presente la Madonna arrivano i fiumi di fedeli, ci sono conversioni a fiumi. Dobbiamo interrogarci su questo e dobbiamo dirci: vuoi vedere che forse devo aprire le porte della mia vita personale, della mia comunità, della mia parrocchia a Maria? Questa è una cosa importante. Noi la Madonna l'abbiamo messa nella nicchia e la tiriamo fuori in determinati eventi. Ti tiro fuori all'Immacolata e poi stai tranquillo, buona, non muoverti, Madonnina, ci rivediamo nel mese di maggio. Non è così. Certo, questo è un po' in alto, mi sa che non la tirarci molto perché
per riportarla su, un po' difficile, ma intendo nicchia, intendo che gli diamo quel posto lì dove deve rimanere chiusa lì, invece no, deve entrare in tutta in tutto il vivere della parrocchia, che ripeto, è la vita della comunità, che è il corpo di Cristo. La comunità è più importante di padre Giovanni, di padre Francesco, di Franco, di ciascuno di noi. Noi ci rilanziamo con la comunità. Le cose belle nascono insieme. Quando siamo da soli c'è un individualismo spaventoso. L'individualismo, la solitudine, sono le opere della carne di cui parlava San Paolo. Siamo pieni di sensualità, pieni di egoismo. Quando siamo così, invochiamo Maria, invochiamola, perché è lei che ci aiuta a uscire dal pozzo. Questa è l'opera del maligno, ci chiude nel pozzo, ci separa da Dio, ci separa gli uni dagli altri, e la frittata è fatta. Anzi, più frittata le uova che rimangono di una da sola. Quindi noi dobbiamo creare questa unità. Allora, ecco l'insegnamento, diciamo, che viene veramente dal posto che Dio ha dato a Maria. Il Vangelo ci dice non solo che Gesù è stato il primo ad essere totus tuus di Maria e che ha scelto di dipendere totalmente da lei, ma ci dice anche che sulla croce ha desiderato questo per ciascuno di noi. Quindi noi dobbiamo adottare, allora, ho detto, questo stile mariano. Papa Francesco, nella lettera enciclica Evangelii Gaudium, dice che in Maria, donna della premura che parte dal suo villaggio per aiutare gli altri, senza indugio, c'è il modello ecclesiale per l'evangelizzazione. Noi adesso, alla chiusura del mese di maggio, invochiamo, festeggiamo Maria, che è la donna della visitazione. Anche quello ci dovrebbe suggerire qualcosa. Il 31 non è la chiusura del tempo mariano. Il 31 è l'inizio dell'evangelizzazione mariana. Non è adesso finalmente si va in vacanza. No, se leggiamo alla luce delle parole di Papa Francesco, e infatti scrive al numero 288, vi è uno stile mariano nell'attività evangelizzatrice della Chiesa, perché ogni volta che guardiamo Maria torniamo a credere nella forza rivoluzionaria della tenerezza e dell'affetto. Ecco la seconda caratteristica dello stile mariano della Chiesa, non solo l'unità, ma la forza rivoluzionaria della tenerezza e dell'affetto. Maria è magnifica, canta Dio che ha rovesciato i potenti dai troni, ma non con rabbia, con desiderio di rivalsa. No, in lei c'è la fede che sa che gli umili e i piccoli sono coloro che sono cercati e desiderati da Dio. Questa deve essere anche la luce che brilla internamente alla Chiesa. È ancora Papa Francesco che dall'inizio del suo pontificato sta dicendo che la Chiesa deve tornare ad essere madre. Madre. Quindi deve avere queste, dobbiamo avere queste caratteristiche di Maria. E quando si parla di Chiesa sapete benissimo che non si parla solo del Papa, dei Vescovi, dei Sacerdoti, certo che sì, ma non solo loro, tutti insieme, perché tante volte le braccia dei sacerdoti siete voi, laici, i piedi, spesso la voce. Ecco, questa dinamica di giustizia e tenerezza che veramente fa riscoprire a tante persone lontane una vita diversa, una vita di Chiesa diversa. Dove c'è Maria, è vero, c'è Chiesa. Per cui la missione, quando parliamo di missione, quando si parla di missione con questo colore mariano, dobbiamo capire che non è mai generica,
Chiesa immagine di Maria, cioè Maria aveva un'attenzione personale per ciascuno dei suoi figli, cioè quando ancora viveva accanto al suo figlio, Maria, quando il figlio ha cominciato a radunare attorno a sé i primi apostoli, e la Madonna era attenta a ciascuno di loro. Poi questa attenzione si è fatta più forte dopo il mistero pasquale, quindi con la Pentecoste, e gli apostoli li seguiva uno a uno. Dunque, non solo dobbiamo avere un'attenzione, una carità che riflettono lo stile della Madonna, ma occorre anche, qui arrivo a quest'altro punto, coltivare Maria nelle anime. Il tempo liturgico che stiamo vivendo ci fa capire questo, cioè come all'Annunciazione alla Pentecoste Maria è colei che attira lo Spirito Santo, perché Maria è presente alla Pentecoste? Perché nessuno come lei ha avuto la grazia di essere la porta dello Spirito Santo. Maria attirava lo Spirito Santo, per cui non poteva non essere presente quando quelli erano riuniti la prima comunità. Perché le sue preghiere avevano questo dono. Il cielo si era chiuso dopo che i progenitori nel peccato avevano rifiutato Dio. C'era stata questa separazione dell'umanità da Dio. Ecco, Maria torna ad aprire il cielo. Mi piace leggere questo numero del Trattato della Vera Devozione a Maria scritto da San Luigi di Montfort. Uno dei principali motivi per cui oggi lo Spirito Santo non compie splendide meraviglie nelle anime è che non trova in esse un'unione sufficientemente grande con la sua fedele e indissolubile sposa. Capito? Bellissimo. Mamma mia, che meraviglia che fa lo Spirito Santo quando trova Maria in un'anima. E che significa Maria che in me attira lo Spirito Santo? Perché qui il Montfort dice che quando Maria prende un'anima, lo Spirito Santo vi vuole con pienezza. Non è una cosa sentimentale, no, no. Se c'è in un'anima, se è presente in un'anima, è perché quell'anima coltiva la presenza di Maria. Allora sì che Maria è presente in quell'anima. La preghiera sicuramente è importante. L'ascolto della parola ci fa assomigliare a Maria. E anche, altra cosa importante, la preghiera dell'Ave e del Santo Rosario. Perché quando queste parole risuonano in cielo, torna ad aprirsi il cielo. Questo è l'insegnamento dei santi, Per cui questa preghiera, la preghiera dell'Ave, o il Saterio, e anche il Santo Rosario, chiamato tradizionalmente il Saterio Angelico, hanno un ruolo del tutto particolare. Noi purtroppo abbiamo tolto questo. Abbiamo pensato di costruire una chiesa più moderna, basta col rosario. Sì, l'abbiamo lasciata la parola, adesso è tradotta in italiano, non è più in latino, però abbiamo le chiese vuote. Perché? Perché al posto del rosario abbiamo messo la televisione. E questo è il guaio. Per cui, mancando la presenza di Maria, quella parola vaga nell'aria, ma non entra nel cuore e soprattutto non vi rimane. Il prefazio della messa di Santa Maria discepola del Signore fa pregare il sacerdote con queste parole: fedele discepola del Verbo fatto uomo, cercò costantemente il suo volere e lo compì con amore. Io posso ascoltare la parola, certo, ascolto, vengo a messa, ascolto il Vangelo, lo vedo del sacerdote, ma non ho l'amore per metterlo in pratica. Chi me lo dà? Lo Spirito Santo. Ma lo Spirito Santo agisce con Maria. Vedete qui cosa dobbiamo cominciare a capire. Allora, non è solo l'ascolto della parola e la preghiera, c'è anche l'imitazione di Maria. Questo
è importante. Non basta che preghiamo, intanto quella preghiera del rosario deve essere, non è tutta la devozione Maria, è una parte della devozione Maria, però bisogna cominciare a prendere in mano la corona e va trasmessa anche agli altri. Occorre insegnare come dire, perché dire, far esprimere le intenzioni, pregarla senza vergognarsi e via dicendo. Però fin qui siamo a un punto, siamo alla preghiera, chiediamo il suo aiuto, si comincia a risvegliare il nostro rapporto madre-figlio, però dobbiamo anche imitare Maria, discepolo del Signore, è il titolo che mi è stato affidato per questa catechesi. Cioè, se io non imito Maria, Maria non è nella mia vita. Come si fa a imitare Maria? La si imita nelle sue virtù. Vi sono alcune virtù eminentemente mariane. La Chiesa, in diversi bei documenti, il Concilio anche, ma con testi che abbiamo conosciuto, hanno descritto diverse virtù della Madonna. Ad esempio San Paolo VI ha parlato di Maria come la Vergine dell'ascolto, la Vergine della preghiera, la Vergine madre, la Vergine offerente, cioè l'ha vista come modello di persona, esempio di come si esercita il culto, di come si vive la vita cristiana. Interessante quello. Il santo di Montfort elenca 10 virtù di Maria, ce ne sono anche di più, ma tra queste 10 ne indica 3 come primarie, e sono queste: la fede di Maria, l'umiltà di Maria, la purezza di Maria. Quindi una persona che ama la Madonna, diceva San Pio X che l'amore ha la facoltà di unire le volontà, per cui se io amo Maria, in un certo senso ho il desiderio di conoscerla e il desiderio di cominciare a imitarla. Cominciamo dalla prima, la fede viva. La fede di Maria, sapete quando inizia a crescere nell'anima? Quando Maria ci dona la sua fede. E quando anche Maria mi dona la sua fede, e quando io cerco di imitarla, allora lì, mettendo in atto il mio sforzo personale, il mio impegno unito alla preghiera, Maria, che è madre, comincia ad aiutarmi. Maria ha il dono di trasmettere la sua fede. Quando è che Maria mi trasmette la sua fede? Quando mi sforzo vivere la fede. Quando mi sforzo di vivere la fede? Quando mi affido. E quando è che mi affido di solito? Quando sono in un momento difficile. Allora è lì che io poco a poco comincio a imparare cos'è la fede di Maria. Questa è la prima virtù di Maria, che dobbiamo esercitare e aiutare le anime a esercitare. Come faccio ad aiutare un'anima, un'altra persona ad esercitare questa virtù? Quando aiuto a leggere la presenza e la potenza di Dio in quello che accade. Bello questo. Quando rimango sereno nelle difficoltà. Quando a un figlio faccio vedere la bellezza dell'azione di Dio in tutto quello che accade, imparare a leggere la vita e quello che succede in modo spirituale. Noi parliamo poco, per cui trasmettiamo poco la fede, perché parliamo poco di cose di fede al di fuori delle mura della Chiesa. La fede è viva. Poi l'altra virtù, la seconda, l'umiltà profonda, insegnare a riconoscere i propri limiti. Ma nel tempo dell'onnipotenza dell'uomo non è facile. Chiedere aiuto nella preghiera, insegnare a pregare è un esempio di umiltà, insegnare ad ammettere i propri errori, insegnare a perdonare, insegnare a chiedere perdono, insegnare a non giudicare. Siamo nel tempo delle chiacchiere. Non ci accorgiamo dei giudizi che i nostri figli diamo, perché
siamo talmente immersi in questa mentalità che ci sembra tutto normale. Diceva semplicemente il primo Papa, l'umile, ad esempio, insegnare a mettersi in mostra, l'umile non dia testimonianza a se stesso, ma lasci gli altri testimonino per lui. Hai visto quello che ho fatto? Non lo devi dire, lascia che lo vedano gli altri. Bene, in tutte queste virtù noi possiamo capire, dobbiamo capire che la strada sia più bella. Qual è? Perché è importante vivere le virtù di Maria? Perché la strategia della Chiesa oggi deve essere quella di marianizzare le anime. Una volta Gesù è apparso a Chiara Lubi e lei gli ha chiesto: perché non ci hai lasciato la tua presenza reale, la presenza reale di tua madre come la tua presenza nell'Eucaristia? E Gesù gli ha risposto: mia madre la voglio vedere in te. Capite? In questo senso marianizzare le anime. Quanto più Maria vive in un'anima, quanto più lo Spirito Santo diventa operante in quell'anima. Noi facciamo cresime appalate, sfornate di cresimanti, e poi li perdiamo tutti. Non sarà perché non abbiamo saputo dare la presenza materna di Maria? È una domanda. Assomigliare e far assomigliare a Maria. La terza virtù, purezza tutta divina. Abbiamo mai parlato di questa virtù ai nostri figli? Il mondo fa la catechesi contraria su tutti i canali, facendo ogni giorno pubblicità di impurità. Noi della purezza non parliamo mai. Addirittura ce ne vergogniamo. E la Chiesa viene fuori come quella che vuole negare il piacere. Dobbiamo tornare a parlare di questo, altrimenti poi non possiamo meravigliarsi che i figli escono di casa e vanno a convivere. E questo non avviene di punto in bianco, perché prima c'era il grigio. La castità di Maria, bello questo, parlare di questa virtù, che come le altre va coltivata, e le virtù poi crescono come un albero che diventa forte. Noi siamo nel tempo in cui scorrono i fiumi di fango in un'alluvione di peccato. Come fanno i nostri figli a reggere di fronte a quel mare di impurità che li travolge? O hanno una virtù forte, cresciuta e ben rafforzata? Ecco allora l'importanza di parlare anche su questo. Ma perché possiamo arrivare a questo? Non è sufficiente avere Maria come modello. Dobbiamo fare un passaggio ulteriore, molto bello, che tutti dobbiamo fare. Occorre avere Maria come madre. Gesù sulla croce, presente Giovanni, i piedi della croce, non ha detto a Maria: ecco il tuo fans, Giovanni. E a Giovanni non ha detto di Maria: ecco il tuo modello. No, a Maria ha detto: donna, ecco il tuo figlio. E a Giovanni: ecco tua madre. Occorre insomma un passaggio importantissimo che purtroppo nella vita personale non facciamo, lo facciamo raramente, di cui non teniamo conto neanche nell'azione pastorale, cioè creare, instaurare una relazione con Maria, creare nelle anime il rapporto madre-figlio. Scusate, ma nel Senato Luca, la storia dell'infanzia di Gesù, ma da chi l'ha ascoltata? Chi gliel'ha raccontato quelle cose lì? Chi poteva sapere quelle cose lì? Maria. Parlava molto Maria con gli apostoli, con i primi discepoli. Noi dobbiamo tornare a parlare di questi, a raccontare e parlare di queste cose e soprattutto creare questo rapporto, far innamorare le anime di Maria. È giusto che sia così. Allora sì, se c'è questo stare con Maria, vivere con Maria, credo che per la Chiesa ci sia un dovere, sicuramente per noi sacerdoti. Un padre deve dare autorità alla madre, così come la madre la deve dare al padre. Maria
bravi sacerdoti li rispetta in una maniera meravigliosa, ma tocca anche a noi fare il movimento complementare. Qui mi piace raccontarvi questo piccolo aneddoto della vita di San Giovanni Paolo II. I genitori di Carol Wojtyła, che si chiamava, il papà si chiamava anche lui Carol e la mamma si chiamava Emilia, si erano affidati alla Vergine Maria durante la gravidanza del futuro Papa. Avevano infatti rifiutato il consiglio del medico di interrompere la gravidanza per salvaguardare il cuore già malato della donna. Pensate, lo abbiamo avuto per un pelo. L'ostetrica di Emilia, la mamma di Carlo Wojtyła, l'ostetrica, ha lasciato la testimonianza scritta che la partoriente, cioè la mamma, ha voluto far aprire le finestre del luogo dove ha partorito al momento della nascita, perché in quel momento dalla chiesa proveniva il canto delle litanie mariane e disse: voglio che la prima cosa che sento di inserire mio figlio sia un inno alla Madonna. Cioè, capite come viene trasmessa la devozione a Maria? Con il latte? Cioè, viene proprio... È chiaro che allora gli si spiega che il santo, per carità, ci ha messo del suo Giovanni Paolo, che è stato un uomo tutto d'un pezzo, non basta quello che si dice. Però capite la finezza, la delicatezza, l'intuizione, la sensibilità materna della mamma Emilia, che in un certo senso è stata un riflesso di quella sensibilità materna che Maria ha per ciascuno dei suoi figli. E quando poi il piccolo Carlo Wojtyła aveva 9 anni, la mamma di Emilia morì. Lui ha perso la mamma a 9 anni. Subito dopo il funerale, il papà con i figli, compreso il piccolo Carol, che lo chiamavano Lorek, così in modo tenero, in modo simpatico, si recarono in pellegrinaggio al santuario mariano di Calvaria per implorare la misericordia divina in favore della defunta mamma, moglie anche. Bene, sapete cosa ha fatto il papà di fronte all'immagine della Madonna di quel santuario? Ha detto: Lorek, da oggi lei sarà tua madre. Davanti all'immagine di Maria. Capite come si fa a far superare i traumi? Capite come si fa a far scattare la crescita spirituale nelle anime? I santi, io credo che anche i genitori fossero santi, perché hanno dato testimonianza di vita, non so se poi c'è in corso un processo di... Vedete come lavorare? E così credo che sia anche per noi. Cioè, avere un rapporto personale di Maria, con Maria, non significa, esperienze straordinarie, mistiche. No. In questo senso può essere utile anche quest'altro piccolo episodio capitato ad una amica di Bernadette. Durante le apparizioni, accanto a Bernadette c'era la cugina Jeanne d'Albi, la quale non aveva mai visto niente, ma aveva sempre visto Bernadette assorta. Terminata l'apparizione, stavano tornando a casa e Bernadetta ha detto a quella cugina: sai, la Madonna ti ha guardato. Lei dice, testimonianze rese scritte poi, che da quel momento lì fino alla sua morte si è sentita lo sguardo addosso di Maria. Ecco, io credo che abbiamo bisogno di riscoprire la semplicità e la bellezza della devozione a Maria, che fa parte della nostra proprietà, del dono della fede, che abbiamo ricevuto con il battesimo e che noi possiamo vivere nella tradizione della Chiesa. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.